Sandro, gli ho fatto prima i complimenti perché bravi, bravi lo stesso. Cosa non ha funzionato secondo te nella tua Italia? Guarda, è stata una partita straordinaria, di un'intensità pazzesca, fisica. La Serbia è cresciuta molto durante questa stagione e lo si è visto anche in queste partite. Mi aspettavo una partita del genere. Abbiamo perso in alcuni dettagli. In alcuni dettagli ci hanno fregato con dei blocchi, la palla da 4 cascava sempre al centro in maniera facile e lì abbiamo subito 2-3 gol che secondo me potevamo evitare. Detto questo, davanti siamo stati anche bravi e abbiamo tenuto fino alla fine, poi peccato all'ultimo, una scelta sicuramente non buona quella di mettersi in M nell'ultimo minuto, perché là devi prendere espulsione e giocartela con lui in meno. Peccato, ci è mancata un po' di ingenuità forse, però si passa anche da queste partite, è un percorso che stiamo facendo molto positivo. Poi è chiaro, le sconfitte fanno male, però è da queste sconfitte che poi nascono i grandi traguardi, quindi non posso dire nulla ai ragazzi perché hanno dato l'anima. Quando dai l'anima non è una sconfitta, non è un fallimento, è un percorso di crescita individuale e collettiva. Hai detto bene, hanno dato l'anima, questa è la cosa che ci è piaciuta forse di più oggi, un gruppo che non si è mai dato per vinto. Sì, sì, è stata, ripeto, forse anche la prima partita intensa che abbiamo fatto non ci ha danneggiato un pochettino, perché vivere con l'emotività queste partite intense, per essere lucidi in certi momenti, ecco, forse ci è mancato questo, però... No, ripeto, non ho nulla da dire ai ragazzi e continuiamo così a testa alta. E ora? E ora ci sarà una semifinale, quinto, ottavo posto e dovremo cercare di vincerlo. Non erano certo questi i programmi, però si onorerà il torneo fino alla fine. Assolutamente, servirà per crescere, e anche se le motivazioni saranno molto basse, però bisogna onorare il torneo, hai detto bene, siamo a un mondiale, bisogna sempre, giochiamo per l'Italia, siamo il sette bello e dobbiamo sempre giocare a testa alta. Grazie Sandro Campagna. Francesco Di Fulvio, una partita giocata colpo su colpo con un'intensità incredibile, brucia davvero uscire ai rigori? Sì, brucia, perché abbiamo dato veramente l'anima, abbiamo fatto un percorso lungo da quest'estate che ci andiamo tanto forte, ma comunque anche la Serbia, non è questo il discorso. Non ho niente da recriminare, sono orgoglioso di far parte di questo gruppo perché usciamo dall'acqua sempre a testa alta. Oggi è andata male, comunque sono già 4-5 anni che il sette bello è lì, si va a giocare alle semifinali mondiali, europee, quest'anno purtroppo ci è sfuggita, però non è un fallimento, è un percorso lungo che ci porterà a Parigi, quindi ora le prossime due partite comunque saranno importanti per noi. Vi aspettavate una Serbia così? Sì, assolutamente. Loro dopo Tokyo hanno inserito nuovi giovani, nuovi giocatori, hanno cambiato allenatore, hanno fatto 2 anni con risultati veramente scadenti perché sono usciti agli ottavi l'anno scorso a spalato con la Francia, e quest'anno anche in World Cup sono andati male, quindi ci aspettavamo una reazione da loro, è avvenuta anche nel girone, hanno perso di poco con la Spagna, sono giocata col Montenegro, hanno recuperato, si vede che è un gruppo con un buon allenatore che fanno una buona pallanuoto. Questo però deve essere solo, come ha detto Sandro Campagna, un punto ancora di ripartenza per imparare ancora. Sì, esatto, come ho già detto anch'io, non è un fallimento, brucerà per tutta l'estate, penso, sicuramente. Però anche queste sconfitte ci aiutano a crescere, soprattutto forse anche più delle vittorie, quindi ora testa bassa, continuiamo a lavorare, a sentire, ad ascoltare Sandro, lo staff, e giochiamo le ultime due partite con serenità. Marco Dellungo, quanto è difficile accettare di uscire di scena ai rigori? Tanto, perché dopo una prestazione così di livello è veramente, brucia tantissimo ed è difficile da mandare giù, poi soprattutto ai rigori, dove anche l'anno scorso è andata male. Comunque è un percorso formativo che serve per la continua crescita di ogni atleta e servirà per puntare in alto. Significa, il destino ha voluto così, servirà per arrivare ancora più su. È stato forse negativo aver avuto un girone dominato senza partite probanti?
Ma non penso, perché dopo una prestazione del genere i ragazzi erano veramente pronti a tutto, quindi non posso dare demerito a nessuno e faccio anche i complimenti, perché dopo questa partita veramente complimenti a tutti e basta. È stata una partita di un'intensità incredibile, davvero senza respiro. Sì, si è visto soprattutto a metà del terzo tempo, quando poi ci sono stati dei batti e ribatti da una porta all'altra, quindi continue azioni d'attacco e di difesa, quindi c'è stato molta intensità, soprattutto molta fatica, che poi magari è costato anche qualche gol di troppo e anche a loro qualche gol del pareggio. E ora Marco? Ora dobbiamo onorare questo nostro percorso, perché i sacrifici che facciamo devono essere mantenuti sempre in alto. Cerchiamo di portare al quinto posto per la finale e di onorare questo percorso, e poi finiamo e puntiamo già direttamente all'Europeo in Israele.